Nei film horror italiani da lui prodotti, Mario Bava usa il potere del colore con grande efficacia e questo film non fa eccezione. Sei donne per l'assassino, 1964, mescola la vitalità organica del sangue umano, molte delle scenografie sono opere d'arte in sé, con la bellezza sintetica della moda elegante. Ogni fotogramma è costruito con cura per evocare il glamour della vita di alto livello, ma riesce comunque a radicare i suoi scintillanti oggetti da esposizione in un'inquietudine che fa rabbrividire. E poi Bava avvolge perfettamente gli schizzi di colore e di sangue con un fiocco di intrigo e delizia. Sei donne per l'assassino scorre con un'attenzione che fa accapponare la pelle, con una storia povera di dettagli e una grande ricchezza visiva. Ha senso quindi che la storia si concentri su una boutique di moda di alto livello il cui clima di competizione tra stilisti, sarte e modelle rispecchia la ricerca da parte dell'assassino di un diario scomparso che contiene segreti osceni sul personale dell'azienda. Bava tratteggia la disperazione umana con una pregnanza luminosa, usando il colore per guidare il ritmo e il tono del film. La storia è superflua per la pura eleganza di Bava e non si possono avere ripensamenti sulle sue intenzioni, una volta mirata ogni vetrina che fa sanguinare. Ci avete presentato Sei donne per l'assassino, 1964, maestro Mario Bava, la scuola horror italiana nel mondo. Andiamolo a rivedere. Buona visione da Cinemarte.